Oh! Ah, ma sei tu, spettatore di YouTube. Non mi conosci? Mi presento. Io sono Electric... È così che mi chiama mia mamma, da quando sono nato. Oppure fallimento. Oggi siamo qui per portare un po' di PvP Pokémon. Scudo e spada, spada e scudo. Il video della Nuzlocke è andato meglio di quanto speravo, dato che erano 40 minuti di video. Altamente editati in realtà, perché erano 6 ore. Estremamente compresse. E sotto questo molti commenti hanno richiesto il PvP. E io ho aspettato un po'. Ho aspettato perché non avevo il team. Innanzitutto vi presento Misu, il mio secondo account di Pokémon Spada. Pokémon Scudo. Wada! Molto carina la mia Misu, vero? I know. Ah! La mia cara Misu è l'account con cui già ho completato il Pokédex e adesso ho un team decente. Ho diversi team, li devo provare ancora. Per ora li ho provati soltanto in combattimenti casual, 6 contro 6, ma nel ranked porti una squadra da 6 ma ne scegli 3. Boom! Boom! Maledetto. Non se lo aspettava. Non poteva aspettarsi. Ice Face Boy. Ice Face. Boop. Buonanotte. Quindi abbiamo il primo team che ha una chiara debolezza contro il fuoco, ma che volevo provare comunque. Non ho ancora dato un nome a Umbreon. Nel primo team abbiamo Sabaku, che teoricamente tutti utilizzano come attaccante, ma io no. Il mio deve settare la difesa per i Pokémon che verranno. E anche un bell'attacco roccia per distruggere i Pokémon fuoco, che sottovalutano il mio caro Sabaku. Vicar Amelia, nome ispirato a Bloodborne, è il mio folletto speciale. Lui prende di mira i draghi e un altro meta, Grimmsnarl, nuovo Pokémon di questa generazione. Lady Maria, che è il mio preferito. Glaceon è il mio Pokémon preferito e non ce la faccio a farlo funzionare in competitivo, perché ovviamente non è proprio il top dal punto di vista di statistiche e range di attacchi. Ma io ci voglio provare lo stesso, perché è il mio Pokémon preferito. Se mai ci riuscissi sarei contento. Wall Maria, non è caso Wall Maria, perché questo è un muro difensivo fisico. L'unica cosa che lo può mettere in difficoltà sono attacchi di ghiaccio, che però vengono contrastati con i miei altri due Pokémon di ghiaccio che già abbiamo visto. Topi, Sir Farfetch, nuova aggiunta di questa generazione, che veramente vorrei solo testare. Vorrei soltanto testare, ok? Tutto qua. E Umbreon, un altro dei miei Pokémon preferiti, che ancora non ha un nome, ma potrebbe avere il tuo nome. Chissà, magari proponete nomi, non lo so. Per ora tutti sono ispirati a qualcosa che mi è caro. Nel mio secondo team vediamo Mario. Mario è un difensore fisico che punta a settare Levito Roccia. Sì, io gioco in inglese, però mi ricordo diversi attacchi in italiano. E distruggere Grimmsnarl se lo trova davanti. Abbiamo Logarius, che come Wall Maria, anziché difensore fisico, questo è difensore speciale. Chichetto? Il Charizard. Un Charizard bestiale, che scopriremo poi come si comporta. Anche qui ho aggiunto Vicar Amelia dell'altro team. E Tarantino, probabilmente il mio secondo Pokémon preferito dopo Glaceon, che sto portando soltanto per quello, perché è il mio Pokémon preferito. E ci sono sicuramente draghi più competitivi là fuori, come Axorus o lo stesso Dragapult, però loro non hanno l'immunità all'elettrico e non sono altamente difensivi contro fuoco, erba, cosa che invece io sono. Quindi spero che possa trovare spazio all'interno di questo meta. Poi c'è Parle, ispirato al nome della belva oscura Parle di Broadborn. Questo Darmanitan afro ghiacciato punta semplicemente a spaccare ciò che gli si trova davanti. Tutto qua. Il mio secondo team mischia personaggi visti prima a Giulio. Il mio caro amico Giulio è un meta che utilizzerò in caso di necessità. Non lo so. È la prima volta, signori. Prima volta che vado in ranked. Prima volta. Così, come si suol dire, a sfere secche. Diretto. E volevo vivere questo momento insieme a voi piuttosto che prima fare un po' di allenamento da solo, perché magari questo fallimento sarà registrato, no? Perché non approfittare di registrare questo fallimento? Ranked, bebè. Oh mio Dio, grazie. I miei team andranno distrutti. Ovviamente i miei team sono da single, poi chissà, se questi video piacciono potrei provare ad andare anche in double. Ok, quindi, con quale iniziamo? Io voglio vedere come si comporta Sir Farfetch. Voglio davvero vedere come si comporta. Quindi prendo il primo team. Andiamo a provare il primo team. Allora, primo sfidante, signori. È un giapponese, ovviamente. Allora... ok, questo giapponese ha due Pokémon non evoluti. Cinderace è abbastanza spaventoso. Ok, è una bruttissima idea, ma voglio comunque provare a vedere come si comporta Ice Cube, che se lo pronunciate bene sembra che dici Ice Cube, ovvero cubetto di ghiaccio. Ice Cube. Subito dopo, sicuramente mi porto Umbreon,
per contrastare Cinderace e Glaceon. Una follia. Glaceon me lo spaccano. Glaceon, per favore. Ti prego, Lady Maria, ti prego. Oh, guardate Misu quanto è carina, numero 69, perché ovviamente è un meme sfruttato, risfruttato, che io non mi soffro mai di spremere, di risfruttare. Ah. Lui parte con Cinderace. In realtà non è una brutta cosa. Non è affatto una brutta cosa. Adesso vi spiego perché. Perché lui, essendo attaccante fisico, deve prima rompere il mio casco. Quindi ho la tranquilla possibilità di piazzare la grandine, che è quello che mi interessa fare. Guarda come gioca a calcio lo scemo. È per quello che non lo uso Cinderace, perché è un cacchio di calciatore scemo. Prima inizia con Pyroball per distruggere la mia testolina. Mi ha bruciato! Maledizione, questa non è una cosa buona. Però adesso, se io faccio grandine, la mia testolina dovrebbe tornare, giusto? La grandine è stata lanciata e la mia testolina torna, quindi lui dovrà ricolpire. Perfetto. Nel frattempo io becco un po' di danno gratis, ma anche lui, perché è riuscito a bruciarmi con il 10% di probabilità, evviva. Adesso io posso settare tranquillamente il mio Aurora Veil per aumentare, raddoppiare difesa fisica speciale della squadra. Lui mi rirompe la testolina. Adesso scoprirò se sono più veloce o meno di Cinderace senza il cubetto di ghiaccio. In realtà non penso se lui fosse ben da scelta. Se lui fosse ben da scelta è un problema. Al che mi chiedo, ha senso utilizzare subito il Dynamax? Perché il mio attacco è anche ridotto. Potrei davvero dargli una testata micidiale, ma è molto rischi, molto rischi. 150 di danno. Sono più veloce del Cinderace? Sarà ben da scelta? Lo scopriremo, perché io non ho intenzione di Dynamaxarmi. Non lo voglio fare. Sarebbe la scelta più intelligente, ma non lo farò. Head Smash, sono più veloce! What? Boom! Wow, è difensivo. Non me lo sarei mai aspettato. È altamente difensivo lo scemo. Questo mi uccide. Sì. È vero che il mio attacco è ridotto al 70% circa. Però in realtà, con il mio Umbreon dovrei riuscire tranquillamente a prenderlo. Potrebbe avere un attacco lotta, ma io dovrei essere in grado di resistere a un attacco lotta. Abbasserò il suo attacco fisico di 2 tacche. Vediamo se è un attacco lotta. Cinderace può avere doppio calcio o che altro? Non mi ricordo più. Dovrei controllare. Potrei, sono qui, però vabbè, ormai... Sì, ha doppio calcio, ha mantenuto doppio calcio, ma la mia difesa, la difesa di Umbreon, lasciala perdere. E guarda come si fa male con il mio Rocky Helmet. Guarda come si fa male. Yes, Umbreon! Umbreon è ancora buono in Ranked, signori. C'è Ductrio ancora, che può essere minacciosa, ma... Glaceon può tranquillamente incassare un suo colpo. Può incassare anche un colpo di questo, in realtà. Io penso che potrei tranquillamente utilizzare un desiderio intanto per recuperarmi. Vediamo Sudowoodo. Cosa può fare Sudowoodo di pericoloso? Rock Slide. Sono più veloce di Sudowoodo, signori. Sono molto più veloce di Sudowoodo. Intanto Charm. Sarà che all'inizio del Ranked ci sono solo scarsi, o sono io che sono OP, che inizio troppo carico? Ho perso un sacco di tempo ad allevare i Pokémon. E al prossimo muore. È sceso l'Aurora Veil, al che io utilizzerei un desiderio per recuperarmi il prossimo turno e distruggere il suo Sudowoodo, mandarlo a casa. Anche se questa prima sfida non è stata molto difficile. E lui muore. Si è ammazzato da solo. E io nel frattempo posso usare il mio desiderio. Vorrei tanto sapere il tuo nome, ma sei giapponese, quindi non lo so dire né pronunciare. E non posso vedere un Toxapex, signori.
Bene, Umbreon porta a casa la vittoria e devo darti un nome. Devo darti un nome, tesoro, perché hai fatto tutto tu. Non ho potuto vedere il mio Glaceon in azione, però sarà per la successiva Beginner Tier. Chissà fra quanto inizierò a incontrare i meta e capire se la mia squadra è buona o no contro i meta. Parlo di fucking Tyranitar, Hydreigon, Dragapult, Mimikyu. Mimikyu, very dangerous Pokémon. Gyarados e Gyarados, solo per il mio Glaceon. Vediamo un po' cosa porta lui, ecco i meta. Rotom Acqua, Walmaria me lo devo portare quindi. Ho terribilmente paura di quel Corsola. Chissà se Umbreon può fare il caso di quel Corsola. Può fare sicuramente il caso di Mimikyu. Umbreon me lo devo portare. Con chi potrebbe iniziare lui? Ice-Q. Sono qua, tutti attaccanti fisici praticamente, quindi parto con Ice-Q. Walmaria. Umbreon mi serve qui. Vorrei tanto portare Glaceon. Ha un attacco folletto lui. Attacchi drago, faranno male. Però sono fisici. Umbreon. Porto Umbreon. Oh, forse è stato un errore, forse dovevo portare Glaceon, non lo so. Comunque non abbiamo portato Lady Maria questa volta, che la vorrei davvero vedere in azione. Forse questo sarebbe il momento, quando siamo in beginner. Perché quando saremo troppo in là probabilmente non ci sarà spazio per Lady Maria. Mi vorrei tagliare i capelli così corti, forse dopo lo faccio. Inizia subito con un Tyranitar incazzatissimo. Potrebbe essere un attaccante speciale. Inizia con la tempesta di sabbia subito. Se un attaccante speciale è un problema. Io provo comunque a lanciare la grandine. Questa la perdiamo, mi sa. Iniziamo a incontrare i meta. Ecco qua. Anche perché i Pokémon di roccia alzano di una buona percentuale la loro difesa speciale. No, attaccante fisico. È un bene. E io sono anche più veloce. Purtroppo la mia testa non torna perché io sono stato più veloce. Però lui potrebbe avere quell'oggetto che non appena lo colpisco con un attacco a cui è debole, mi rompe. Cioè aumenta il suo attacco, Weakness Policy si chiama. Vado con Aurora Veil per settare per il resto della squadra. Vediamo se resisto adesso. Sì. Grazie ad Aurora Veil tra l'altro. Se non ci fosse stata Aurora Veil l'avrei incassato come un diavolo. Adesso c'è un grosso problema, perché se lui è Weakness Policy... Ah no, ma tanto il mio ghiaccio non è super efficace. Io penso che adesso Ice-Q può essere sacrificabile, non potrei fare altrimenti. Certo che ci avrà sicuramente Dragapult dietro. E mi potrebbe servire. Però Walmaria può incassare tranquillissimamente un colpo suo. Vero Walmaria? Certo che puoi. Lancio Walmaria perché me lo vorrei tenere Ice-Q. Che adesso senza la testolina è veloce e può prendersi un Dragapult se non è ben da scelta. Se è ben da scelta è un problema. Adesso io devo assolutamente aumentare la mia difesa. O uso subito Leech Seed. No, aumento la mia difesa prima di tutto. Questo non mi farà niente. Ma in realtà fa male. Un po' di male l'ha fatto. La mia difesa è alta di due tacche. Stiamo buscando tutti e due dalla grandine. Ma la verità è che io ho un trucchetto. Un trucchetto, chicchetto. L'erba è super efficace, ma non la uso ancora. No. Perché non la uso ancora? Perché lui è sicuramente Weakness Policy. Iron Head. No, niente da fare. Leech Seed, bebè! Leech Seed. Inizio a recuperarmi un pochino adesso. Intanto la grandine si ferma. E io mi prendo un po' di sangue da parte sua. Molto bene. Io mi uso un altro Iron Defense, così tanto per se dovesse cambiare nel Dragapult. Eccolo, che lo ritira, infatti. Eccolo lì il Dragapult. Non può uccidermi, sono troppo potente. Vero? Forse un altro Iron Defense? Sì. Due attaccanti fisici ha. Chissà chi altro ha lì dietro. Non hai un attaccante speciale, se no l'avrebbe cambiato. Lo Gigantamazzizza. Cosa che mi potevo aspettare. Lo incasso questo, signori? Questo attacco drago micidiale, lo incasso? Lo devo incassare. Ben 4 tacche di difesa in più. Devo incassarlo. Lo incassa tranquillissimamente Appleton.
Scende il mio attacco, ma non mi interessa per niente. Guarda un po', guarda un po'. E adesso come lo butti giù? Come lo butti giù? Wall Maria! Non a caso si chiama Wall Maria, porca di quella. Adesso sicuramente lui riattacca, ma io ho con me una bacca, non male lì. Beh, io vado con l'attacco della mela, va? Che non è efficace, però io abbasso la difesa speciale. Max Flar. È l'attacco speciale quello. È attacco speciale, maledizione. Malissimo. Sono più veloce? Non ho idea. Maledizione, non mi ha usato la bacca per poco, per un punto. Sono io più veloce oppure no? Ice Cube, sei più veloce o è un ben da scelta quello? Ci sta mettendo un po' a decidere. Vuol dire che cambierà. È più veloce, un ben da scelta. Ciao ora. Voglio prima abbassare il suo attacco prima di attaccare o attaccarlo subito. Utilizzerò comunque Charm perché potrebbe cambiare a Tyranitar. È vero che ormai questa battaglia è andata. Ho perso tutto. U-turn. Aia, questo farà male. Quindi è un ben da scelta. La cosa brutta di ben da scelta, o bella adesso, è che quando vai in Dynamax, comunque non puoi comunque cambiare l'attacco. Cioè, come la ben da scelta non ha più effetto. Mi sorprende che sia più veloce di Ice Cube. Un Mimikyu, si è portato tutti attaccanti fisici. Lui utilizzerà sicuramente Danza Spada ancora e ancora. Questa ormai è andata, è andata. Umbro non può incassare una carineria, vero? Neanche proprio se ci provi. Umbreon, tutto per tutto! E tutti per tutti, tutto per questo! Tanto muori a breve, ma va bene così! Umbreon, Umbreon! Ormai sto soltanto facendolo perdere tanto tempo. Guarda come resiste però. Umbreon, hai fatto un ottimo... Posso fargli perdere ancora tempo, lo sapete? Gli farò perdere ancora tempo. Guarda come ti faccio perdere tempo. Stonk. Va bene, signori, è finita. È finita. È finita, signora, a meno che non fallisca la carineria. Cosa che è possibile perché non è 100% di precisione. Ma no, m'ha preso. Umbreon, dai. Ci hai provato. Non la vedo ancora male per questo team. Neanche Mimikyu sono riuscito a portarmi nella tomba. Sti giapponesi, oh. Solo i giapponesi giocano in ranked. Vado a sfidare i giapponesi. Proviamo ora il secondo team, leggermente modificato. Ecco i meta, quindi porta un Tyranitar, Excadrill. L'Excadrill lo utilizzano con quella mossa, Horn Drill, che è KO, punto. 30% di possibilità, eppure a volte, pam, ti secca. L'ho visto in molte live. Purtroppo funziona. Contro il Rotom è di fuoco, ma Logarius dovrebbe farcela. Potrebbe partire proprio con lui. Ho bisogno di Charizard per Corviknight. Charizard potrebbe prendere anche Tyranitar, se volesse. Ho paura che piazzi le pietre. Io potrei iniziare direttamente con Charizard. Direttamente con Charizard se arrivassero delle pietre. Passo ad Appletune. Domanda, question mark. Questo però è difensore speciale, cosa non molto buona, però ce lo portiamo. Lui è difensore speciale. Le mie scelte sono assai non proprio le migliori, ecco, che si potessero fare, però... A me mette ansia scegliere i tre Pokémon all'inizio, ci metto troppo tempo, ho proprio ansia, e faccio le cagate lì. Infatti prima mi sono portato troppi tank. Inizia con un Rotom. Rotom è pericoloso, perché ha sicuramente idropompa. Però è attaccante speciale, quindi potrei tranquillamente passare il mio Appletune. Può imparare idropompa, Rotom fiammeggiante, tutti i Rotom possono. Però sicuramente c'ha il tuono. Sì, il tuono mi distrugge. Passerò ad Appletune. Se arriva un attacco elettrico dovrei incassarlo. Volt Switch, eccolo lì. Questo gli permette di scegliere anche il prossimo Pokémon. Così lui già me ne ha visti due, ma anche io. Questo arriverà un Tyranitar come abilità. Quindi il fuoco mi fa la metà del danno. È come se non fosse efficace. Ok, sceglie lui. Un attaccante speciale. Aumenterò per ora la mia difesa speciale di una botta. È vero che lui adesso piazza Levitoroccia. Piazza Levitoroccia. No, Draco Meteor. Lo incassi?
Sei difensore speciale dopo tutto, certo che lo incassi. Il suo attacco speciale diminuisce di molto e io aumento la mia difesa speciale. Quindi adesso o è costretto a cambiare. Penso che adesso sia il caso di utilizzare Leech Seed. Vai Logarius! Logarius! La mia torta di mele, porca di quella. Infatti lo ritira. Passa al Rotom, 100%. No, Tyranitar. Tyranitar vuole quel boost. Tyranitar vuole assolutamente il boost d'attacco. Ma io non glielo voglio dare. Però non voglio neanche che mi muoia Appletune, perché Appletune, non mi dire che lui ha gelo pugno, se ha gelo pugno un macello. Puoi tu, Frostmoth, incassare un colpo? No, perché è un attaccante fisico, questo è un difensore speciale. Non ho studiato abbastanza. Dovrei riuscire a incassare un colpo. Però c'ha gelo pugno un macello. No, io cambio a Frostmoth. Cambio a Frostmoth, secondo me il gelo pugno ce l'ha. C'è qualche Tyranitar in giro che lo sta portando contro gli Appletune? No, Stone Age. Oh, l'ho evitato. Incredibile. Quindi sarei potuto tranquillamente rimanere con Appletune. Io lo rimetto, così se lui rifà Pietra Taglio, anche se potrebbe facilmente cambiare Pokémon. Potrebbe cambiarlo. Però se fa Pietra Taglio adesso non mi fa un granché, teoricamente. Infatti. What? Invece fa malissimo. Oh mio Dio, qui c'è solo una cosa che posso fare. Utilizzare Frostmoth e sperare per il meglio. Perché se lei viene colpita da Pietra Taglio, mi si attiva quello che vorrei io che si attivasse. Ma io non so se lo resisto. Non penso di resisterlo, almeno che... Dynamax, Frostmoth, vediamo se sei in grado di incassare un Pietra Taglio di Tyranitar. Wow, lo sciotta! Yes, Queen! È un attaccante speciale. In realtà è da paura per me, essendo attaccante speciale. Potrebbe avere un attacco da cui sono debole? Un lanciafiamme? In realtà per me è un bene. Di là a Rotom. Perché non ha lanciato Rotom allora? Che cosa strana. Activate my weakness policy! Activate my weakness policy, bebè! Guarda il mio attacco come sale, come ti distruggo adesso con un colpo. Activate my weakness policy, bebè! Frostmoth, bebè! Non l'ho ancora dato un nome. Ah sì, si chiama Sabrina. Sabrina, attenzione! Allora, nulla di mio è super efficace. Però questo gli abbassa l'attacco speciale. Quindi, alla più brutta... Lo ingrandisce. Lo rende grosso grosso. Ma chi è più veloce, il mio Frostmoth o il suo Rotom? Perché il Rotom potrebbe essere tranquillamente un difensore speciale. Cosa che è probabile, eh? Max Flare. Morto. No, Frostmoth. Grande. Metà, signori, metà. Gli ho abbassato anche l'attacco speciale. Ah, Frostmoth, ormai per te è andata. Hai fatto il tuo lavoro, però. Questo è un Rotom molto veloce. Non ho paura che il mio Charizard non ce la possa fare. Il mio Charizard non penso che ce la possa fare. Fammi vedere. Rotom. A livello 50 può avere 124. È più veloce il mio Charizard. Però sicuramente ce la fa incassare questo colpo. Io no, invece. In realtà potrei, perché ho l'Assault Vest. Potrei. Sempre che non lisci questo Focus Blast, che potrebbe lisciare. Non liscia? Lo porta a casa! Charizard! Porta a casa la vittoria, bebè! Chicchetto! Chicchetto, pronto, chicchetto! Questo è il team. Questo potrebbe essere il team. In questo team c'è qualcosa. C'è un po' di magia. Sento odore di vittoria. Sento odore di magia in questo team. Mi ha dato anche una bottiglia di zinco. Perché vincere in ranking ti dà oggetti, ti dà cose. Bene signori, da Mizu penso che sia quanto per questo video.
Grazie di essere stati con me in questa sfida e se ne volete ancora, volete vedere altre squadre, non lo so, anche se io ci metto un sacco da levare i Pokémon, però suggerimenti sono ben accetti qui sotto e ora qui appariranno dei video cliccabili per vedere cose suggerite da YouTube stesso o il video precedente a questo. Se non avete visto la Nuzlocke ve la suggerisco ovviamente, a breve il PokéTuber che registro subito dopo questo, stavo facendo una pausa pranzo letteralmente, mi raccomando, la campanella. Campanella a chi non pubblica due volte al giorno, è un po' difficile, sai com'è essere ricordato. Campanella! Campanella! Campanella!